Ciao amici accordiani, oggi volevo proporvi L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. Allora, io la faccio in re, abbassando il mi da sole, quindi gli accordi. Questa è l'intro, te la suona tutta, bello con questo mi basso così. Seconda stella a destra, uso una tecnica quasi finger picking, insomma. Questo è l'arpeggio che tengo. Seconda stella a destra. Gli accordi, siccome ho il mi basso a re, devo spostare i bassi, quindi il sol diventa questo, tutto vuoto, ok? Mi piace mettere questo dopo, perché suona bene. Fa diesis maggiore, col basso, quindi al quarto tasto, sol. Rifettino, ritornello, va va pa, faccio vedere una volta nel complesso. Quindi l'intro, e questa è la mia versione originariamente. La canzone però rubo un capotasto che ho qua. Bennato la fa col capotasto al terzo in re, ritmatissima, ma quello che sentiamo sotto di Lucio Bardi, grande chitarrista, la chitarra è accordata, secondo me, ancora più in basso, cioè nel senso, per fare, non è in sol, ma è suonata qua in sol, abbassata così, è come farla col terzo capotasto, col capotasto al terzo tasto a re. Quindi la parte che fa Lucio Bardi sulla chitarra è in sol, ma la chitarra è accordata un tono sotto, credo, un tono e mezzo, non mi ricordo, però c'è questo gioco meraviglioso. Eccetera, eccetera.